Salve a tutti e bentornati. Oggi prepariamo dei pavesini gelato meringati al limone, super super veloci e super gustosi. Andiamo a vedere subito come li ho preparati. Per prima cosa dobbiamo preparare una meringa a caldo che andremo a preparare con dello zucchero semolato e un albume d'uovo. Ovviamente trovate tutti gli ingredienti qui al di sotto dell'info box. Mescoliamo velocemente il tutto e andiamo a mettere a fiamma bassissima sul fuoco, mescolando delicatamente fino a far sciogliere tutto lo zucchero semolato. Quando lo zucchero semolato si sarà sciolto completamente, andiamo a spostare la pentola dal fuoco e andiamo a montare con una frusta elettrica fino a far raffreddare completamente il tutto e a creare un composto ben montato, appiccicoso e super bianco. Ed ecco qui, la meringa a caldo è pronta, come vedete è bianca come la ceramica. Andiamola a mettere da parte e andiamo a montare la panna. La panna è bella e montata, deve avere una consistenza ben ferma. A questo punto possiamo aggiungere la meringa alla panna, la buccia di un limone biologico, quindi non trattato, e il succo del limone. Mescoliamo velocemente il tutto, la nostra base gelato è pronta. Adesso andiamo a mettere il composto in una sacca poche e andiamo a farcire i nostri pavesini. Io vado a mettere su un pavesino un po' di gelato, vado a coprire con l'altra metà ed ecco qui il nostro pavesino gelato pronto, pronto per il freezer. Posizionate i pavesini gelato in un contenitore adatto per il freezer e andateli a riporre in freezer per almeno 4-5 ore. Ed ecco qui, dopo 4-5 ore di freezer, i pavesini sono pronti. Potete prepararli in anticipo e servirli giustamente all'occorrenza. E che dirvi, questa semplicissima ricetta è pronta. Spero tanto che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, lasciate un bel pollice in su, lasciate tanti commenti, condividete il video sui vari social. Adesso vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!